Io non l'avevo mai vista, guardi, ho 74 anni, non avevo mai visto una grandinata, e sono anche impressionante stare dentro e sentire queste botte sulla macchina, veramente. Inizia la conta dei danni dopo la violenta grandinata che lo scorso sabato si è abbattuta sulla Val Tiberina. Ma bella grandinata, come diciamo nel diametro di pure 4-5 centimetri. Chicchi di grandine, anche grandi come delle noci, in pochi minuti hanno imbiancato il terreno, soprattutto a Sansepolcro, portando disagi e danneggiamenti. Diverse infatti le auto danneggiate dalla grandine, con tanto di parabrezza infranti. E a me, al parcheggio, mi ha, come dire, tombato la macchina. E dei danni all'automobile? Certo, certo. I due amici miei hanno rotto le parabrezze. Io per fortuna ho avuto la macchina al riparo sotto gli alberi, è stata un po' protetta, però comunque mi ha spaccato una griglia di plastica che viene messa sotto parabrezza. La violenta grandinata adesso sta creando anche preoccupazioni per l'agricoltura e possibili danni alle coltivazioni. Ingenti sarebbero quelli causati alle aziende agricole del territorio. Secondo le prime stime di Coldiretti, la grandine avrebbe provocato gravi danneggiamenti alle colture, soprattutto di ortaggi, danni anche per le serre. La grandine infatti ha bucato i teli. Il danno economico, secondo l'associazione, potrebbe essere del 50% sul totale della produzione aziendale, rovinate anche le coltivazioni di mais, i campi di grano e le piante da frutto. Danneggiamenti che potrebbero sfiorare il 100%, infine, per quanto riguarda le colture di tabacco.